E buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi insieme andremo a pulire a fondo la mia camera da letto. Ne approfitto visto che in questi giorni non ci sarò e appunto ne ho approfittato per andare a dare una bella pulita, una bella organizzata alla mia camera e finalmente ho tolto anche queste benedette tende, cioè le ho messe a lavare perché erano veramente piene di polvere e di smog e quindi ci voleva proprio una bella lavata. È da un po' di mesi che già ho provato le lenzuola di Dalfilo, quelle là in verde, se vi ricordate bene. Era il lenzuolo sotto, copriletto e poi c'è cioè il copripiumino, scusate, e le due federe. Questa volta ho voluto prendere sempre un set di lenzuola impermeabile, che sono veramente fantastiche, soprattutto per questo periodo estivo, perché hanno questa proprietà termoregolatrice che ci permette comunque di dormire freschi e vi assicuro che è veramente piacevole dormire su queste lenzuola, ve lo giuro, e sono fantastiche. E vi assicuro che se le provate veramente non potrete farne a meno. Io stavolta ho scelto una colorazione marrone caffè latte perché prima o poi farò cambiare colore a mio marito a questa camera da letto. Vi dico la verità, non piace neanche a me. Però, insomma, tutto sommato non è male. A me, però piace più un colore tortora, questi colori chiari. E quindi queste lenzuola di color marrone caffè latte le ho prese proprio perché sperando un domani Giuseppe mi cambi la pittura, quindi ci staranno benissimo. Vi lascio anche il codice sconto DebbieG dal filo e potrete appunto accaparrarvi questi prodotti che sono di alta qualità italiana ad un prezzo veramente speciale. Ed ora torniamo a noi, perché giustamente le lenzuoline mi sono arrivate un 2 giorni prima, il tempo che le ho lavate e tutto, e quindi mi posso dedicare ora alla pulizia della camera. Parto proprio dalle tende. L'unica cosa scocciante di queste tende è che avendo due bastoni li devo svitare con l'avvitatore. E allora la tenda centrale, per chi mi domanderà, perché su Instagram qualcuno anche già me l'ha chiesto, la tenda centrale è quella là di IKEA, mentre i pannelli, quelli là laterali, che poi non è nulla di chissà che particolare, insomma, li ho presi dai cinesi e sono un marrone appunto tortora. Vi ripeto, mi piacciono questi colori. E oddio, vabbè, sperando che appunto Giuseppe, chi lo sa, prima o poi cambierà questa benedetta parete in camera da letto, per il momento ce la facciamo andare bene, dai. Raga, questi ammorbidenti che sto utilizzando qua, questo qua viola e ce n'ho un altro rosa, li ho presi da MD e sono veramente fantastici, hanno una bellissima profumazione, quindi vi straconsiglio se li trovate di prenderli. Poi vado appunto a pulire in camera con ammoniaca e l'essenza, questa qua, non mi ricordo la marca, para Aurora, una cosa del genere, ed è veramente anche questa profumazione molto molto carina. You came to this place to hide away in the dark. You tell yourself you need to move on. But when night in the shadows can ease your broken heart.
myself in the smoke, babe. You came to this place to hide away for a while. But we both know that when it gets late, one call away and then you are spending the night. They turn the volume up, you shut your mind. Wanna escape your thoughts for a little while. But when you close your eyes, I'm by your side. I'm by your side, right? You'll find me there, dancing in the crowd. You tell yourself that it's over, but you see my face on all the strangers' doors. So are you sure that it's over? When you close your eyes, I'm by your side, babe. When you close your eyes, I'm on your mind, babe. You'll find me there, dancing in the crowd. You tell yourself that it's over. It's not over. It's not over. It's not over. It's not over yet. It's not over. It's not over. Stavolta ne ho approfittato, ho voluto cambiare un pochino la disposizione dei libri, no? E delle decorazioni. Però alla fine ho fatto un casino. Brang, te vedi, mi sono caduti tutti i libri. Madonna, raga, più non vuoi abbassarti e più succedono cose per abbassarti. C'è niente da fare. Ah, questa è la parte più pallosa, scusatemi della parolina, della pulizia della camera da letto. Infatti non la faccio sempre sotto il letto a contenitore, vi dico la verità, perché è proprio una cosa che odio, però insomma ci voleva, quindi l'ho fatta, ne ho approfittato. Quella alla fine si crea solamente polvere, oppure i miei figli, vedi che buttano carte, che mangiano di nascosto, mi buttano le carte dappertutto per non farsi accorgere.
E quindi niente, insomma, ho pulito pure sotto al contenitore, sotto al letto, ho fatto veramente una bella pulizia da cima a fondo. Finalmente andiamo ad indossare sul nostro letto queste magnifiche lenzuola. Vi ricordo nuovamente il codice sconto del BG dal filo e io vi consiglio di veramente approfittare di questa offerta perché le lenzuola sono veramente qualcosa di magnifico, ci si dorme benissimo sopra. Non è, hai visto, a volte compri quelle lenzuola, no? Ti dice 100% cotone. Però poi ti appoggi sopra, pungono, sai, pungono un pochino, cioè io poi su sto fatto di pungere gli abbigliamento, cose per case, mi dà proprio fastidio, non lo sopporto, poi figurati quando sei sudata, peggio ancora, ma queste lenzuola qua sono veramente fantastiche, sono appunto impermeabili e poi non ci sudi perché hanno appunto questa proprietà termoregolatrice che permette di dormire veramente bene, raga, ve lo giuro, si sta benissimo, io sia queste qua, vi ripeto che ho preso la colorazione marrone caffè latte e poi ho anche le verdi. Però questo qua è il set, come avete visto, di lenzuolo sotto con angoli, lenzuolo sopra e le federe, mentre quelle là con il verde sono lenzuolo sotto, copripiumino e le due federe. Però raga, ci sono tante altre opzioni, insomma, ci stanno anche le lenzuola di seta, veramente ci stanno tante, le lenzuola di lino, stupende. Però insomma, come so io, non so tenerle perché poi si stropicciano tutte, insomma, ci vuole un attimo più di accortezza. E raga, fantastiche. Vi ripeto il codice sconto del BG dal filo. Ok, abbiamo terminato. Sono andata a ritirare le tende. Io ho fatto fare una centrifuga da 400 giri, anche se ultimamente anche l'abbigliamento sto lavando così. Quindi non facendo una centrifuga alta non viene nulla stropicciato e le vado a mettere appese direttamente da bagnate, così con il peso dell'acqua si andranno a stendere. Quindi rimettiamo le tende e la nostra pulizia è terminata. Io vi aspetto domani o dopodomani, vediamo un po', con un nuovo video. Vi mando un bacio, restate sintonizzati perché in questi giorni ci sarà una sorpresina, soprattutto per i miei bambini, che è la loro prima esperienza. Quindi vi aspettiamo. Un bacio forte forte e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao!